come da esibizione, ma solamente 5 in quanto non era presente alla partenza il componente numero 58, il Basso. Anche per loro una gara contro il tempo, i 13 tempi migliori hanno diritto d'accesso in forma matematica ai quarti di qualifica della gara. Siamo già alle battute conclusive, il tempo di riferimento per loro è di 36,76. Ciao, Do. Ma stanno giocando? A che ora c'è la partita? Ah, no, perché qui affacciamo il danno. Gara di rivolgimento anche in questo caso un grande equilibrio, ricordiamo che a superare il turno sono solamente i primi due piazzati all'interno della propria batteria ed è difficile tentare un pronostico, lo vedremo in questi ultimi metri come si evolverà la situazione con l'arrivo e i primi due passano. Molto bene la partenza anche per questa prima semifinale, da questa gara usciranno i nomi dei primi due finalisti. Il gruppo è super compatto, guidato sul percorso da Gennaio, scalonato da Merdini a seguire gli altri concorrenti in gara. Che stanno già affrontando il tratto conclusivo del percorso ed ecco il loro arrivo sul traguardo. Partita adesso la finale maschile junior per il loro giro sprint, sono in gara i flaisti Gennaio, Razzolini, Merlini e Proverbio. Vediamo lo svolgimento di questa prova e qui è il forte colore della Padernese, Merlini a condurre la gara, ma come possiamo vedere tallonato, addirittura attaccato ora per vie esterne dalla treppa del Tedusco. Gennaio, vediamo di ora l'uscita per capire l'evolversi di questo sprint conclusivo che conduce gli atleti sul traguardo portando a componente la prova, la loro finale, componenti davvero a tutti.